Sono il dottor Fabrizio Mosca, sono responsabile dell'unità operativa dipartimentale di riabilitazione intensiva e territoriale di Orvieto. Sono stato invitato a partecipare a questo congresso in cui si è parlato di osteoartrosi. La mia relazione verte sul trattamento dell'osteoartrosi, il trattamento conservativo e il trattamento riabilitativo nelle protesi di anca e di ginocchia. La relazione si è incentrata sul ruolo del fisiatra nel trattamento conservativo con le diverse tecniche riabilitative che debbono essere messe in atto in questo settore, e in particolare abbiamo parlato anche dell'importanza, oltre che delle tecniche riabilitative, anche della prevenzione. Abbiamo parlato in particolare dell'economia articolare, con le indicazioni da dare al paziente in caso di fattori concomitanti come obesità, sedentarietà, eccetera. E poi abbiamo parlato anche del ruolo della riabilitazione nel trattamento post-chirurgico, e si sono viste quali tecniche utilizzare, quali terapie utilizzare e qual è l'atteggiamento da tenere nei confronti di questi pazienti. La cosa importante comunque è che il ruolo del fisiatra deve essere inserito in un lavoro multidisciplinare e che i trattamenti riabilitativi debbono rispondere alle evidenze scientifiche che in questo settore sono abbastanza ampie.